corso intero come fanno all'università per capire qualcosa più precisa e più diciamo approfondita del processo tributario. Ma sempre per un burocrate. Al di là delle rivendicazioni del collega Raffone, che credo siano legittime, sostanzialmente parlare oggi del processo tributario occorre fare anche un breve excursus proprio sulla storia del contenzioso tributario, che dovete sapere già è nata la prima normativa che regolava la materia nel 1864, cioè subito dopo l'Unità d'Italia, qualche anno dopo, fu introdotto il contenzioso tributario, ma non come processo vero e proprio, ma come sostanzialmente come una possibilità di controdeduzione rispetto ad un accertamento fatto dall'amministrazione tributaria, ed era inserito nell'ambito di un procedimento amministrativo e non nell'ambito di un procedimento giurisdizionale vero e proprio. Fu modificato successivamente nel 1936 e l'ultima modifica, o meglio innovazione del processo tributario, è avvenuta nel 1992 con i decreti legislativi 545 e 546. 545 sostanzialmente riguarda un po' la composizione dei giudici degli uffici tributari, e il 546 il vero e proprio processo, cioè come si entra nell'anima della tutela giudiziaria per quanto riguarda gli atti impositivi tributari. Credo che con questi due ultimi decreti legislativi sia stato fatto un notevole passo avanti, nel senso che effettivamente si comincia a parlare di giudici tributari, di sentenze tributarie e, perché no, anche di giurisdizione di maggiore tutela dei propri diritti. Cioè ogni atto di imposizione, partendo dal decreto legislativo con le modifiche successive fatte con i vari decreti, anche con le leggi finanziarie eccetera eccetera, si è arrivato ad attribuire la competenza ai giudici tributari per ogni atto impositivo. Pensate a un fermo amministrativo di un'autovettura fatta per 30 euro. Pensate che se voi avete un debito con qualsiasi amministrazione si procede a un fermo amministrativo anche di un'autovettura di un valore di 50.000 euro. Sembrano delle cose abnormi, però purtroppo sono previste dalla legge. In questo caso potrete ricevere tutela davanti al giudice tributario. L'ultima, per la verità, voglio citare un'ultima sentenza che abbiamo depositato: per un procedimento del genere abbiamo annullato l'atto, ritenendo che il fermo amministrativo sia un procedimento abnorme rispetto al valore del credito dell'amministrazione finanziaria. Detto questo, vi ho accennato indirettamente anche un poco alle competenze, anzi alla giurisdizione che hanno le commissioni tributarie in materia di imposizione fiscale. Gli organi della giurisdizione tributaria quali sono? Sono le commissioni tributarie provinciali, che costituiscono il primo grado, e le commissioni tributarie regionali, che costituiscono il secondo grado di giudizio. E poi ovviamente c'è l'ultimo grado, che è quello della legittimità, che è il ricorso per le Cassazioni. Poiché la materia, man mano che si è andato avanti, è diventata sempre più complicata e specializzata, ovviamente il legislatore ha voluto prevedere anche la possibilità di una difesa tecnica nell'ambito di questo processo. È stato introdotto con l'articolo 12 del decreto legislativo 546. Si parla di avvocati, di dottori commercialisti, di ingegneri, delle varie figure, perito agrario, è stata inserita, credo giustamente, anche la posizione del geometra. Il geometra può rappresentare il contribuente nell'ambito del processo tributario, ovviamente per una materia molto molto limitata, che riguarda
l'estensione, il classamento e la ripartizione dell'estimo, in più la consistenza e il classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione delle rendite catastali. Perché vi dico questo? Inizialmente nell'articolo 12 era richiesta la difesa tecnica, così come era prevista anche l'inammissibilità del ricorso nel caso in cui, ed è prevista come obbligatoria la difesa tecnica, quando supera un certo valore, cioè quando si superano gli ex 5 milioni di lire rapportati all'attuale euro 2516, una cosa del genere, 32, non ricordo bene. Comunque, quando si supera questo valore, ovviamente è obbligatoria la difesa tecnica. Il vecchio articolo 12 prevedeva la sanzione della inammissibilità del ricorso nel caso in cui il contribuente avesse presentato un ricorso senza avvalersi della difesa dei tecnici indicati nello stesso articolo 12. Successivamente il legislatore si è accorto che era una sanzione un poco pesante, perché nel caso in cui un contribuente che avesse ritenuto di potersi difendere da solo anche per le proprie capacità culturali, perché persona preparata, poteva incorrere in questa sanzione dell'inammissibilità, e allora il legislatore ha detto: un momento, fermiamoci, nel caso in cui è necessaria la difesa tecnica, la commissione tributaria deve concedere un termine, se non si è avvalso della difesa tecnica, di un termine entro cui la parte deve avvalersi, deve munirsi di questo tecnico per potersi difendere, quindi una maggiore garanzia. Questa maggiore garanzia ovviamente va esercitata entro certi limiti e entro certi termini, che vengono concessi normalmente dalla commissione tributaria nel caso in cui decide di rimettere con ordinanza questa potestà alla parte di farsi tutelare. Ovviamente bisogna stare attenti, perché se il contribuente si presenta in un giudizio dove è prevista la difesa obbligatoria e non è munito di difensore, in quel caso la commissione, abbiamo detto, concede il termine per munirsi di difesa. Però se è costituito nel giudizio con una difesa non professionale tra quelle previste nell'articolo 12, la commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per mancanza di jus postulandi. Quindi bisogna stare attenti a non costituirsi in giudizio nelle materie in cui non si è abilitati a fare, perché poi per altro motivo verrebbe meno l'ammissibilità del ricorso. Detto questo, credo che bisogna anche fare capire quali sono gli atti che possono essere impugnati. Gli atti che possono essere impugnati davanti alla commissione tributaria, qui si tratta di giudizio di impugnazione, dove non si può chiedere mai un accertamento, ma solo impugnare un determinato atto. Si parte dall'avviso di accertamento del tributo vero e proprio, poi c'è l'avviso di liquidazione, l'avviso di mora, il provvedimento sanzionatorio, ruolo e cartella di pagamento, e rispetto a questi state attenti, perché se il ruolo e la cartella di pagamento viene messa senza l'articolo 36 e 54 del DPR 602-73, mi ricordo, può essere impugnata anche nel merito. Nel caso in cui è emessa a seguito di definitività di un avviso di accertamento già precedente, o di avviso di liquidazione già precedentemente notificato e non impugnato, può essere impugnato solo per vizi propri della cartella, e quindi la chiamata in causa è solo dell'ente di riscossione e non dell'amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto. Si può impugnare anche il diniego o revoca di agevolazioni tributarie, rifiuto espresso tacito alla restituzione dei tributi, e poi alla fine, con l'ultima legge, con la legge finanziaria del 2006, mi sembra, fu introdotto una clausola con cui effettivamente si allargava tutto il contenzioso a tutti gli atti dove potesse essere prevista una imposizione tributaria. Come si impugna un atto impositivo? Ovviamente si impugna con uno strumento che si chiama ricorso. Il ricorso amministrativo deve, e il ricorso tributario deve contenere particolari elementi che sono previsti a titolo di inammissibilità del ricorso stesso. Quindi viene indicata
il giudice tributario davanti al quale viene impugnato l'atto, e quindi non è più indicata solo l'amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto, ma è indicata e soprattutto l'organo giurisdizionale che deve decidere. Nel nostro caso, ovviamente, la commissione tributaria provinciale di Avellino. Il ricorso deve contenere ovviamente il tipo di atto che viene proposto, deve essere indicato ovviamente la parte che procede all'impugnazione e, se è il caso, indicata anche nella parte iniziale il professionista che rappresenta in giudizio il contribuente. Va individuato l'atto che viene assoggettato ad impugnazione, dopodiché si fa una disamina dei fatti che danno luogo all'impugnazione, perché è stato emesso quell'atto impositivo, le contestazioni che sono indicate nell'atto impositivo, ovviamente poi c'è la parte motivo, cioè i motivi per cui viene impugnato l'atto impositivo, con le conclusioni finali, il cosiddetto petitum dell'atto processuale, e successivamente anche ovviamente l'indicazione degli elementi di prova addotti a giustificazione delle proprie ragioni, con la sottoscrizione importantissima, essenziale, del ricorso, e eventualmente il mandato in calce o a margine, se viene raccolto a margine. Gli avvocati normalmente lo raccolgono a margine dell'atto introduttivo, gli altri lo mettono in calce, però ovviamente deve essere comunque allegato. Ora, fatto questo, uno pensa che è a proposito di ricorso ed è tutto tranquillo. Invece, una volta notificato il ricorso, poi dopo accenniamo un attimo pure un po' al reclamo, che credo che è un po' la materia che voi nella vostra materia non è soggettata al reclamo, quindi non si applica la nuova normativa introdotta con l'articolo 17 bis di materia di reclamo preventivo all'Agenzia delle Entrate. Una volta notificato il ricorso, che deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, ovviamente va effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria. Presso la segreteria va depositato, e ovviamente bisogna stare attenti anche a tenere in considerazione le modalità che si sono utilizzate per la notifica dell'impugnazione del ricorso. Perché se viene notificato il ricorso, che può essere effettuato o mediante consegna diretta dell'originale all'atto che ha emesso, all'agenzia che ha emesso l'atto, o mediante raccomandata, non implico chiuso, ovviamente solo piegato, o mediante ufficiale giudiziario. Allora, solo in quest'ultimo caso, con la notifica tramite ufficiale giudiziario, l'ufficiale giudiziario non notifica mai l'originale, ma notifica la copia, però dà atto nell'anelata di notifica che lui fa sull'atto originale che mi restituisce, che quell'atto è conforme, che nella copia che consegna dà atto che quell'atto è conforme all'originale notificato, per cui non avete bisogno di nient'altro, dovete provvedere soltanto al deposito del ricorso. Nel caso in cui il ricorso venga notificato tramite raccomandato o mediante consegna, ma è fondamentale trascrivere l'attestazione vostra che quell'atto corrisponde all'originale notificato all'ente impositore, anche con le modalità con cui è stato notificato, o mediante consegna o mediante spedizione di raccomandazione. Come data di notifica è valida, in caso se mai viene fatta mezzo raccomandata, la data di spedizione della raccomandata. Loro dicono non raccomandata senza indicare l'avviso di ricevimento. Io vi dico indicate anche l'avviso di ricevimento, che molte volte è capitato, anzi qualche volta, che l'Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio, per cui poi occorre verificare se l'atto sia pervenuto effettivamente presso gli uffici dei vari enti impositori. Quindi è preferibile farla anche con ricevuta di ritorno.
Ah, dimentichiamo una cosa. Siccome da recentemente è stato introdotto anche il contributo unificato anche in materia di ricorso di processo tributario, ovviamente deve essere indicato nel ricorso anche il valore della controversia, questo ai fini dell'applicazione del contributo unificato. In mancanza, questo lo dico perché qua non è che determina la nullità dell'atto, però in mancanza di indicazione vi applicano il valore indeterminato, per cui anche un ricorso che avete fatto per 100 euro vi fanno pagare un contributo unificato altissimo, 1.500 euro, immaginate voi. Per cui è importante indicare. Ovviamente nell'ambito del ricorso tenete presente che ogni atto di imposizione tributaria è immediatamente eseguito. Immediatamente esecutivo significa che se voi non vi sarete muniti di provvedimento di sospensione emesso dal giudice tributario, l'Agenzia delle Entrate può procedere, o l'Agenzia del Territorio nel vostro caso può procedere all'esecuzione di quel determinato provvedimento. Allora in questo caso è preferibile inserire l'istanza di sospensione dell'esecutività o dell'esecutorietà dell'atto impugnato nell'ambito del ricorso, in quanto la Commissione, prima di procedere alla valutazione del merito, deve procedere alla valutazione sull'istanza di sospensione. E solo quando ricorrono i presupposti del fumus boni unus, cioè della fondatezza almeno apparente dei motivi addotti alle proprie ragioni, ovviamente più il pericolo minore, in questo caso la Commissione potrà emettere provvedimento di sospensione, e questo probabilmente fissa l'udienza al massimo entro 2 mesi, massimo 2 mesi, anche prima. E nelle commissioni ci siamo posti anche questo problema, cioè quando si verifica il pericolo minore, ad a che cosa è dato? Siccome il pericolo minore è riferito al cosiddetto danno grave ed irreparabile, se uno valuta attentamente, il danno grave ed irreparabile, soprattutto l'irreparabilità in materia economica e patrimoniale, non c'è quasi mai. Per cui uno dovrebbe sempre rigettare, il giudice dovrebbe sempre rigettare questa istanza di sospensione. Tuttavia, le commissioni tributarie hanno un orientamento molto più snello rispetto a questa valutazione, per cui quando ritengono che il valore sia abbastanza alto, lo concedono senza, perché già il fatto del valore e soprattutto tenendo in considerazione le difficoltà del contribuente per poi ripetere e richiedere le somme in restituzione dall'amministrazione dello Stato nel caso in cui il ricorso dovesse essere accolto, allora in questo caso sospendono l'esecutorietà dell'atto. Come viene valutata, come si svolge l'udienza? L'udienza si svolge in maniera molto semplice, è un giudizio, abbiamo detto, di impugnazione, normalmente si fonda su prove documentali. Questo è un grosso problema per il contribuente, come anticipava prima l'avvocato Gambino. È un problema per il contribuente perché sostanzialmente addurre delle prove in particolari circostanze è pressoché di abbordo, e per cui credo che in questo anche gli avvocati sono bravi a trovare poi uno strumento di prova per supplire a queste deficienze probatorie che non sono previste nell'ambito del processo tributario. È vero che il processo tributario con una norma di rinvio ci rimanda alle norme contenute nel codice di procedura civile laddove mancano quelle del processo tributario, però in materia di prova ovviamente la prova testimoniale non è assolutamente ammissibile, e quindi dovete stare molto attenti alle prove. Prima uno dei vostri colleghi mi chiedeva: ma se uno allega una perizia di parte viene tenuta in considerazione? Io vi dico che viene tenuta in considerazione dal giudice quando il giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, ritiene che tale documento possa
assume i connotati di una certa veridicità e oggettività, per cui l'assume come elemento di prova ipotetica. Ovviamente dipende molto, perché poi credo, soprattutto in materia che riguarda terreni e fabbricati, dipende molto anche da chi redige, soprattutto da voi tecnici che dovete redigere o chiamati a redigere, più che il ricorso all'eventuale consulenza tecnica. Per cui su questo dovreste stare molto molto attenti e non farla in maniera, diciamo, farla in maniera più approfondita, cercando di indicare gli elementi oggettivi che poi portano a determinate conclusioni. Nell'ambito della trattazione, il ricorso può essere trattato o in pubblica udienza o in camera di consiglio. Prima di passare alla trattazione, volevo aggiungere qualche cosa in materia di istanza di sospensione dell'esecutorietà. Se la indicate nel ricorso tributario, vi risparmiate di rinotificarla successivamente, perché se volete poi avere discutere sull'eventuale sospensione, lo dovete chiedere a parte e quindi procedere come se notificaste un nuovo ricorso. La stessa cosa vale anche per la discussione in pubblica udienza. Se volete discutere la causa in pubblica udienza perché la materia richiede una discussione orale, oltre alla valutazione degli atti che voi allegate, ricorso e documenti, ovviamente l'istanza la dovete inserire nell'ambito del ricorso. In questo caso, se non l'avete inserito, dovete seguire la stessa procedura che avete seguito per il ricorso: notificare l'istanza di discussione in pubblica udienza all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e poi depositarlo nella segreteria della commissione tributaria. La discussione, ovviamente, ci sono delle commissioni che vi danno spazio e vi fanno parlare, come il collegio di cui faccio, ci sono altri collegi che vi dicono che sono a conoscenza di tutti, conoscono la materia meglio di voi e non vi fanno proprio parlare. Ci riportate agli altri, va bene, sì, li portiamo agli altri e vanno avanti. Ma anche perché poi un consiglio che vi darei è quello di evitare di essere ripetitivi, nel senso che fortunatamente nell'ambito del processo tributario, come un processo snello, veloce, il giudice non è che si riserva per poi fare la sentenza, perché la sentenza la fa quasi subito, nel momento in cui voi avete qualche volta già tiene pronto gli appunti per depositare la sentenza. Sperando che abbia letto. È quello che sto dicendo, perché... no, perciò che sto dicendo, diciamo, quelli che i giudici tributari che diciamo sono pronti per emettere la sentenza si leggono tutto. Può darsi che è capitato qualche volta che non se la sono letta, però è un'eccezione. Sperate che sia sempre l'eccezione, così avete anche la possibilità di impugnarla davanti alla commissione tributaria regionale. E se la fate come parte siete danneggiati, se la fate come tecnici, come difesa tecnica, siete pure un po' avvantaggiati. Come dicono molti penalistici, ma è meglio che lo condanno, così faccio l'appello e poi mi vado proprio l'appello e faccio un'altra causa. I civilisti no, perché i civilisti devi sapere che nell'ambito del processo civile sono due quelli che possono impugnare, e siccome uno deve avere sempre torto e l'altro ha ragione, almeno uno l'ha in cui. E invece nel processo tributario è uno che ha torto o ha ragione. La procura quasi mai impugna più le sentenze di assoluzione, anche perché molti dei processi penali sono quasi sempre infondati, soprattutto quelli che arrivano a sentenza di assoluzione sono quasi sempre infondati, e quindi quasi sempre, quasi mai vengono impugnati dalla procura della Repubblica. Quindi io vi dico, vi garantisco che le carte vengono. Ovviamente pensate che nell'ambito delle valutazioni in camera di consiglio ci sono delle posizioni discordanti, molte volte posizioni discordanti su come vengono valutati i motivi del ricorso. Perché? Perché ci sono componenti delle commissioni che per loro mentalità, per loro cultura, sono più garantisti e dicono applichiamo la legge. Per me la legge in questo caso va applicata in questo modo, anche perché poi sostanzialmente questa certezza del diritto non c'è, tanto è vero che si fa ricorso ai processi. Se ci fosse certezza del diritto non se ne farebbero
processo, che dice così è e così resta. Poiché c'è discordanza nelle varie interpretazioni, è ovvio che nell'ambito della Camera di Consiglio ci sono anche discordanze in materia di valutazione dei ricorsi. Se poi alla fine si conclude con una decisione unanime che tutti sono d'accordo su quella decisione, ovviamente si fa. Nel caso in cui qualcuno non dovesse essere d'accordo, sapete che anche in Camera di Consiglio vige il principio della maggioranza. Si mette ai conti, si fa una busta e se in due decidono che si deve accogliere, si accoglie, facendo la busta. È capitato raramente avere delle grosse discussioni, poi, perché poi alla fine chi assume una posizione minoritaria, valutando più attentamente, si rende conto che ha sbagliato, dice sì, effettivamente riconosco. Molte volte anche a me è capitato come relatore di arrivare con il relatore, che io poi ho studiato la causa meglio degli altri, è capitato di arrivare in Camera di Consiglio con certi convincimenti che poi ho dovuto modificare sentendo anche gli altri. Io rispetto a questa cosa ho una posizione molto soggettiva, nel senso che sono contrario ai giudici monocratici, sinceramente. Quando hanno introdotto nell'ambito del processo civile la decisione del giudice monocratico, si sono aumentate in maniera smisurata le cause di appello. Questo perché? Perché quando si decide a tre è meglio che si decida da solo, valutando le esperienze che ho avuto io. Siccome purtroppo oggi si fa ricorso al deposito della sentenza, alla velocità dei processi, si dice che poi sostanzialmente non si assumono decisioni legislative tali da poter andare in maniera più snella i processi. Il caso degli accorpamenti dei tribunali, dove si parla di spending review, sostanzialmente non hanno risparmiato niente, perché non hanno risparmiato niente. I tempi dei processi sono aumentati. Pensate che a Sant'Angelo Lombardi, il tribunale di Sant'Angelo Lombardi, si chiudeva un processo civile anche di divisione ereditaria, vi parlo di divisione che prima durava 30 anni, in 3 anni, cioè si arrivava a una sentenza in 3 anni. Per avere una decisione in un tribunale più grande, come quello di Avellino, come quello di Salerno o come altri, non credo che ce la fanno in 3 anni. Questo che cosa ha fatto? Ha comportato delle spese, dei danni a carico dello Stato derivanti dal risarcimento previsto dalla legge Pinto sui termini del processo. Cioè un processo per ogni grande giudizio dovrebbe essere chiuso in 3 anni. Pensate che solo in appello un'udienza di rinvio, la prima udienza che tu fissi nell'atto di citazione in appello, alla prima udienza te la rinviano per la precisazione per conclusione a 6-7 anni. Immaginate, poi arrivi a 6-7 anni che la teneva il relatore, un magistrato anziano, che se n'era andato in pensione, non lo facciamo morire, che è andato in pensione, ovviamente dovranno cambiare il magistrato e non conosce la causa, se ne vanno andati 6 anni. Per cui l'avvocato molte volte fa l'appello anche per questo, perché dice io, bene o male, mi hanno tolto anche in appello, mi faccio la causa per danni, ha pago tutto, sia lo cliente che le spese che non mi sono limitate. Sta diventando uno strumento per poi arrecare danni all'erario. Vabbè, le spese in caso di vittoria per quanto riguarda le spese, dipendono molto dai componenti del collegio. C'è la norma che prevede che le spese devono seguire la soccombenza, cioè se il ricorso viene rigettato, le spese del giudizio dovrebbero andare a carico del ricorrente, se viene accolto dovrebbero andare a carico dell'amministrazione finanziaria. Questo succede raramente perché io credo che molte volte dipende dalla sicurezza che ha il giudice, il collegio su una determinata decisione. Se è convinto di aver fatto bene la decisione, condanna anche le spese. Se ha qualche dubbio sulla decisione, allora compensa, facendo ricorso ai motivi più disparati per compensare le spese, o perché la materia è controvertibile, o perché la posizione, oppure se ne escono con una cosiddetta motivazione, poiché sussistono motivi di equità, si compensa. Ma io credo che questo motivo di giustificazione non vale più, perché potrebbe essere anche impugnato
in sede di appello o in Cassazione. Nessuno lo fa, perché poi se si va in Cassazione e si chiede l'annullamento della parte della sentenza relativa alle spese, va a finire che viene rigettato, o dichiarato inammissibile, o viene rigettato e vi condannano pure alle spese. Per cui l'atteggiamento oggi anche della magistratura è quella di non danneggiare l'erario, soprattutto. Però rispetto a queste situazioni io personalmente non condivido che talvolta si condanna il contribuente al pagamento delle spese, mentre poi quando si deve condannare l'erario si fa ricorso ai giusti motivi o ai motivi di equità. Allora uno usa un metro uguale per tutti, dice non si condanna, oppure ci condanniamo a tutti quanti. Però per la verità da quando hanno istituito il contributo unificato si tiene in considerazione soprattutto questo fatto, perché quando il contribuente ha palesemente ragione, soprattutto per esempio quando le amministrazioni insistono o non prendono in considerazione il ricorso, perché potrebbero prendere in considerazione il ricorso subito, valutarlo e comunicare al contribuente lo sgravio, per cui si arriva in commissione con uno sgravio già fatto con una cessata materia e contendere. Ora, rispetto alla cessata materia e contendere, dove l'amministrazione per esempio provvede direttamente allo sgravio in sede amministrativa, è sotto il dubbio sulla valutazione delle spese, nel senso che se l'amministrazione provvede prima di costituirsi un giudizio dove dice chiede il rigetto del ricorso del contribuente, poi successivamente magari dopo due udienze o all'udienza di trattazione viene e dice no, vabbè, allora in sede amministrativa abbiamo deciso di annullare l'atto, allora molti difensori fanno ricorso all'articolo 96 del codice di procedura civile, che noi con la commissione De Simone cominciamo ad utilizzare perché l'articolo 96 prevede che quando di procedura civile e quando una parte agisce in giudizio in malafede o con colpa grave, o resiste in giudizio in malafede o con colpa grave, può essere condannata al risarcimento del danno. Siccome non è una domanda specifica che deve essere inserita nel ricorso, il giudice di ufficio può liquidare i danni ex articolo 96. Però forse sono parati un poco tutti, i quali arrivano in udienza quando vedono il provvedimento di sgravio o l'annullamento in sede di autotutela, nelle conclusioni, in fase di discussione, fanno mettere a verbale, chiede che vengano liquidate le spese del giudizio ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Però indipendentemente da questa istanza il giudice autonomamente potrebbe liquidarle, dico sempre potrebbe, perché ci sono commissioni che lo fanno, altre commissioni non lo fanno. Ovviamente vi avevo detto che avrei accennato un attimo al reclamo. Questo ovviamente vi serve solo per me, nel caso malaugurato che dovreste ricorrere contro un atto impositivo che vi riguardi personalmente. Perché se si tratta di un accatastamento o di estimo o quant'altro, non è previsto questo diciamo, reclamo preventivo che loro hanno definito deflattivo, cioè secondo loro serve per modificare il numero dei ricorsi. Io lo ritengo che sia più uno strumento coercitivo nei confronti del contribuente, il quale si presenta dopo fatto il reclamo all'amministrazione finanziaria, presenta la legge, allora ce li apparato. Noi ti chiediamo 100, quanto ci vuoi dare? Se dice 50 chiudono sicuramente, se dice 25 è difficile che chiudano in sede di mediazione. Allora vi dicevo, questo reclamo è stato introdotto con l'articolo 17 bis sempre nell'ambito del contenzioso tributario. È previsto soltanto per alcune materie e nell'ambito di accertamenti limitati ad una determinata somma, fino a 20.000 euro. So che in sede di lavori parlamentari stanno pensando di ampliarlo. Perché hanno visto che fanno soldi e allora stanno cercando di ampliarlo. Allora questo che cosa significa? Significa che prima di presentare il ricorso, di notificare il ricorso, e loro sono molto attenti nel valutare anche come è scritto, se è scritto ricorso o reclamo. Quindi eventualmente dite al vostro difensore, e ve lo dico qua e qui resta, sceglietevi buoni difensori che siano tributaristi, perché purtroppo anche nell'ambito della nostra categoria
esistono avvocati che si lanciano a fare tutto, soprattutto quando gli accertamenti sono consistenti, muniti di difensori bravi, che fa il tribunalista. Perché poi il fatto che non si possa, che non venga fatto il reclamo preventivo, può essere motivo di inammissibilità del ricorso. Quindi il reclamo preventivo va notificato all'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate ha 90 giorni di tempo per prendere in considerazione il reclamo. Se non dovesse rispondere entro 90 giorni, ovviamente avete 30 giorni per il deposito del ricorso presso la commissione, la segreteria della commissione tributaria. Se poi non dovesse avvenire la mediazione, pur avendo fissato l'incontro in questi 90 giorni, ovviamente i 30 giorni decorrono dal momento in cui viene stilato il verbale per in cui viene dato atto della mancata conciliazione. C'è solo il problema, qualche ricorrente che cosa ha fatto? Ha notificato il reclamo di corso all'Agenzia delle Entrate e senza aspettare i 90 giorni si è costituito in giudizio. Ovviamente decorsi i 90 giorni l'amministrazione che ha fatto? Aspettando prima che decorressero i termini per poter consentire a una parte eventualmente di seguire la procedura prevista dall'articolo 17 e si è costituito dopo un poco di tempo e c'è vento l'inammissibilità del ricorso. Cioè, tu non hai atteso che venisse preventivamente attivata la procedura di mediazione e ti sei preoccupato di iscrivere al ruolo il ricorso. La giurisprudenza è intervenuta lì di Avellino, ma credo che poi sarà seguito un poco da tutte le commissioni italiane, che questo fatto dell'iscrizione al ruolo preventivo non è considerato motivo di inammissibilità. Semmai, se dovesse cadere la prima udienza entro i 90 giorni previsti perché si possa fare la mediazione, si rinvia la causa al nuovo ruolo aspettando la decorrenza di questi termini, perché non è motivo di inammissibilità il fatto che venga iscritta prima. Questo è l'orientamento della commissione tributaria. Per quanto riguarda, volevo dire a proposito di qualche cosa che ha detto la collega Gambino prima in materia di plusvalenze, ha fatto riferimento ad un eventuale accertamento ai fini dell'imposta di registro sul valore degli immobili in cui la parte arriva a se fa l'accordo per i fatti suoi, perché pensa giustamente la parte acquirente a tutelare i propri interessi, e ovviamente mette in grosse difficoltà la parte venditrice. Ma questo è il caso in cui l'avvocato Gambino ha detto di inserire nell'ambito della conciliazione quella clausola che poi farebbe salvi i diritti del venditore. Però pensate al caso in cui, per esempio, un acquirente distratto non impugni l'atto impositivo, l'atto di accertamento. Quindi diventa un grosso problema per quanto riguarda il venditore, perché non solo non è ridotto il valore del bene accertato da parte dell'ufficio in sede di mediazione, ma addirittura viene preso in considerazione l'intera somma indicata poi dall'Agenzia delle Entrate nel suo avviso di accertamento, e qui ovviamente subentrano tutte le presunzioni, perché per la verità io non condivido, perché un accertamento lo ha fatto in maniera seria o non lo ha fatto. Se si deve, questa è una mia valutazione, però ovviamente noi abbiamo delle norme alle quali dobbiamo obbedire, ci sono delle leggi che ci dicono che gli accertamenti fatti su presunzione sono validi, sono legittimi, e noi dobbiamo dire sono legittimi. Però c'è un verbo: siccome è ammesso in sede contenziosa la prova contraria, perché si tratta sempre di accertamenti semplici, di presunzioni semplici, siccome è ammessa la prova contraria, ovviamente in questo caso è importante fornire la prova che il prezzo incassato era quello e non quello che sostiene l'ufficio, o che sia corrispondente al valore accertato. C'è stata una sentenza ultima della Cassazione 2012 che sostanzialmente ha tenuto in considerazione queste fatti. Allora,
In presenza di questa sentenza che ci dice che le commissioni possono valutare gli elementi di prova addotti, è ovvio che anche in questo caso la bravura del difensore è importante. È importante perché la valutazione che fa il giudice di merito già in primo grado vi consente poi, in eventuale sentenza di accoglimento con una motivazione scritta bene, dove il giudice entra nel merito e dice: la prova fornita ai connotati della veridicità, della certezza, eccetera, però lo deve anche spiegare, non è che lo posso solo dire, un'eventuale sentenza di accoglimento vi serve per tutto il giudizio, perché arrivare in Cassazione con una valutazione di merito ovviamente non può essere impugnata poi con un giudizio, con un ricorso di legittimità. La Cassazione non ne può tenere conto in questo caso di eventuali valutazioni del giudice di merito, ma queste valutazioni sono affidate solo al giudice dell'appello. Rispetto al processo civile c'è una piccola differenza in appello, che è sostanziale. Nel giudizio civile, per esempio, non sono possibili domande nuove e non è possibile addurre elementi di prova nuovi, perché c'è una norma di sbarramento che prevede tu le prove me le devi indicare entro certi termini, in particolari circostanze, e io devo valutare se ammetterlo o meno. Se non vengono indicate in quelle circostanze e non vengono espletate in quei tempi, ovviamente in appello non si può fare a prove nuove, ad elementi di prova. Questa è una cosa che fortunatamente nel processo tributario non c'è. Ci sono elementi documentati nuovi dell'ultimo momento, il contribuente può fondare il proprio ricorso su elementi nuovi che devono essere considerati in appello. Questo in effetti ci fa capire che in appello vi è una nuova valutazione, e sulle nuove valutazioni o su anche valutazioni della commissione di primo grado io diffido molto alle valutazioni che vengono fatte in materia e facendo ricorso al criterio equitativo. Diffido molto perché in effetti quando una sentenza dice su un accatastamento fatto da parte di un tecnico, di un professionista, io ritengo che abbia percepito 800 euro a pratica contro magari i 400 effettivi percepiti dal professionista, io faccio ricorso a non a una presunzione, io credo a una valutazione arbitraria, la definisco arbitraria dell'ispettore, del funzionario che ha ritenuto di fare quell'accertamento. Allora a questo punto, se io giudice valuto secondo equità, ritenendo equo 400 euro e non 800, o 600 euro facendo la media tra i 400 dichiarati e gli 800 accertati, secondo me è una sentenza che secondo me non è fatta secondo giustizia, perché il codice non attribuisce al giudice le valutazioni di equità. Purtroppo questo è un principio che per farlo passare anche nell'ambito dei colleghi giudici del processo tributario resta un po' difficile e dipende molto molto dal collegio che deve decidere in materia. E talvolta vi dicevo, siccome si mette ai voti, quando c'è, se comunque si deve uscire con un dispositivo anche a maggioranza, anche se il relatore, che potrei essere io, dico no, per me questo ricorso si deve accogliere perché non voglio fare la sentenza secondo equità, c'è la maggioranza che dice no, si fa secondo equità e si scrive anche questo tipo di dispositivo. Potrei dire vabbè, allora siccome non condivido il principio, fatela voi. Ti ricordi una volta che abbiamo avuto grande discussione con il nostro presidente? Allora, ma certo dico fatela là voi perché voi credete in questo principio, io non ci credo e non lo voglio scritto. Forse questo fu un sistema poi per farlo divenire a mite così, che dice vabbè, allora se tu te lo sei studiato da me, falla tu, secondo quello che tu hai valutato. L'appello si svolge negli stessi modi della commissione tributaria di primo grado. I modi sono gli stessi, il ricorso in appello, non lo so, voi pensate che si applicano alle normative in materia di appello, le normative di sbarramento di inammissibilità, non ha fatto l'invio, per cui
siamo fortunati in materia tributaria che non si applicano le norme introdotte nell'ambito del codice di procedura civile, perché sono state introdotte norme che loro dicono deflattive, ma sono norme di sbarramento che attribuiscono al giudice dell'appello un potere discrezionale enorme per dire se un appello è ammissibile o inammissibile. Se si trova un relatore sfaticato in appello, dice ma che sta inammissibile, per non fare la sentenza, non la va proprio a guardare, in Cassazione fa la stessa cosa. E l'unica cosa, per quanto riguarda le sentenze di primo grado, l'articolo 68 disciplina un poco gli effetti che derivano dalle sentenze di primo grado, se sono di accoglimento, se sono di accoglimento parziale, se sono di rigetto, eccetera eccetera. Se sono di accoglimento ovviamente non viene pagata temporaneamente l'imposta fino all'appello, né le sanzioni. Se è parziale vengono pagate le imposte due terzi. Se invece è dirigente, ovviamente si dovrebbe provvedere al pagamento di tutto, salvo la possibilità di ottenere una sospensione in appello. Il ricorso per Cassazione non ve ne parlo perché è una materia troppo complicata, e molte volte devo dire che la Cassazione, che decide con una sezione in un modo, con un'altra sezione in modo contrario, o con la stessa sezione con una sentenza di 10 giorni prima in un modo, 10 giorni dopo in un altro modo, questo purtroppo è attribuito al potere giurisdizionale dei giudici, e su questo non ci possiamo fare niente. Che volevo dire? Per esempio io... penso di non dover aggiungere altro rispetto a questo, anche se ho fatto una disamina molto veloce, per cui non pensavo che insomma in mezz'ora non era possibile, cercare di fermarmi sulle cose più importanti. Le chiedo scusa, vi è capitato di esaminare qualche ricorso fatto in merito a questi fabbricati fantasma? Ce l'ho appunto. Come vi siete regolati? Allora, le spese, chi le avete? Per quanto riguarda la mia commissione, non ne sono capitati fino adesso. A me sì. Invece qualcuno già l'ha avuto per le mani. L'hai depositata la sentenza? No. E allora non credo che... No, però è un fatto rilevante. E va riferito circa la notifica dell'accertamento. Notifica online l'ha emesso comunale, perché bisogna attendere che l'accertamento venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e proporre ricorso nei 60 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta. Questa è la novità. C'è stato un difetto di notifica, no? No. E i termini per l'impugnazione decorrono da 60 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Questo è un fabbricante fantasma vicino Mirabello, non un bonito che sembra che fosse, e la parte sarà accordata con l'ufficio, e qui si è deciso con 46. Le notifiche avvenivano presso il comune che affiggeva all'altro una volta. Tutti i fabbricati hanno avuto questo tipo di notifiche, non l'hanno notificato di persona. Poi invece hanno pubblicato sul sito internet del comune. Allora il cittadino era tenuto a verificare, ma quindi io mi ero orientato negativamente rispetto al problema. Poi c'è stata la transazione tra la parte e l'ufficio, quindi io la sentenza ho fatto, c'è stata la materia con me, purtroppo per me, ma non ho potuto decidere nel merito. Però la cosa rilevante è che il ricorso, cioè l'accertamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, al di là della notifica sul sito internet del comune, la cosa rilevante è la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Tu te la leggi sempre, perché io vedo che nelle mele che mi arrivano tu fai riferimento sempre alla pubblicazione della Gazzetta, ma tutti quanti noi altri quando mai abbiamo preso la Gazzetta come riferimento quotidiano?
che era poi anche difficile da trovare quando c'è la pubblicazione, perché non c'è essendoci nessun riferimento. Sì, io ho preso, se non ci sono cioè, domande in merito al processo comunque. Allora, io ti ringrazio e prima ancora di procedere alle domande vorrei fare alcune considerazioni. Prima, relativa alla competenza. Beh, noi abbiamo la competenza relativamente al cadastro. L'avvocato Tremonti, per proporre questo, ha usato un'interlocuzione, ovviamente, io mi sono scandalizzato, ovviamente, ma se pensate che ICI e IMI, altro non è che la moltiplicazione del valore catastale, della rendita catastale aggiornata, e perché non possiamo fare? Io questo una volta mi trovai a parlare con Calendo. C'è un classamento, una modifica. Se c'è il classamento, c'è la modifica della rendita, sì. No, c'è il valore. ICI, il classamento catastale aggiornato. Sul valore aggiornato. Sul valore catastale. Il valore catastale è una percentuale, quindi è una moltiplicazione, perché c'è come un ragioniere per fare una cosa di questo. A parte il fatto, se tu pensi che questo difficilmente supera i 5 milioni, la parte lo può fare direttamente tramite il geometrano. Io mi trovai a parlare con Caliento quando venne al convegno qua all'Hotel della Vita e c'era il presidente Ezio, presentai Ezio e feci questa cosa. Caliento disse fatemi un promemoria, poi non ho saputo più niente. Caliento sarebbe allora presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia e del Tribunale, non si è fatto più niente. Però contemporaneamente in quel periodo si consentì la competenza nel contenzioso tributario ai consulenti del lavoro e noi giovani invece no. Perché evidentemente, della notifica all'accatastamento, abbiamo già parlato, la sospensione. Proprio ieri mi è venuto in esame un ricorso avverso l'accertamento catastale alla parte che chiedeva la sospensione, sostenendo che la nuova rendita attribuita aveva una rilevante incidenza sulla base imponibile, sia per l'IMU, perché questo per lui era seconda casa, per la verità era uno studio professionale, sia per l'IPEF, se non ci fosse stata una sentenza nei tempi. Effettivamente con Romano cioè impiegato un po' di tempo l'abbiamo dato, perché effettivamente c'è la rendita catastale, ha questa incidenza sulle imposte, la consulenza. L'articolo 51 della legge sul registro condiziona la valutazione dell'ufficio a una comparazione. Ti sarà capitato nell'articolo, a voi sarà capitato che l'accertamento dell'ufficio che faceva riferimento vagamente a delle comparazioni, ma non le specificava analiticamente nell'accertamento quali fossero. Beh, io ho fatto questi fenomeni già sanno. Dichiaravamo il difetto di giudizio di motivazione. Però mandiamo nel medico. È già sanato il primo 96. Però questo vale per noi geometri, per dire che nel momento in cui facciamo la perizia, meno una stima analitica, più una stima comparativa. Ho visto qualcuno se ci mandate una stima analitica, molto spesso lo fanno quelli del catasto, però per quanto concerne terreni edificabili, però con dei valori che mi hanno lasciato molto perplessi. Però se andiamo con le stime comparative forse è meglio, anche perché va a finire nelle mani di un avvocato giudice e che la stima analitica può darsi che la capisce meno né meno, e allora siamo quelli. Però la cosa che volevo dire, io ho visto delle stime comparative di un vano terrario a Prato, che l'ufficio faceva la comparazione con un vano terrario a Montò. Ma allora, che comparazione è questa? Quindi state state attenti a queste cose. Noi poi nel momento in cui facciamo la tendenza non è che ci siamo sfizi a criticare.
perché se no facciamo politica, è cosa che non ci compete. Spazio, è finito. Per quando reclamo, l'unica cosa è che si parla di introdurre anche per le vertenze catastali, quando sarà introdotto? Però che mediazione faremo? Se a un certo punto. Sulle somme che si devono pagare. Ma che somme? Di tutto vai a discutere se classe 1 o classe 2, che ci vai a dire? È 1,5. Prego. Io volevo, visto che prima c'era parecchio fermento, parecchio, però qualche domanda su tutto quello che si è fatto. Buon Gesù. Sul compenso 800 euro 400, insomma, o più, di più ne ha più ne mette. Perché dico, se da parte del legislatore, diciamo, ha ritenuto opportuno, diciamo, abolire i minimi tariffati, per cui penso, non è che non sbaglio a pensare, che chiunque, insomma, chiunque di noi fa un lavoro del genere, insomma, può essere libero di valutare, insomma, e applicare, diciamo, il compenso che ritiene più opportuno, tenendo conto, diciamo, della zona in cui opera, insomma, del tipo di lavoro, eccetera, del cliente, delle valutazioni che ritiene più giuste, emette fatture per il compenso che ha percepito e poi, insomma, deve sottostare alle prestazioni, insomma, perché poi secondo me questo è per l'agenzia del nostro. Cioè, no, la valutazione è 800 euro, ma in base a che cosa? Perché allora non si stabilisce che per fare quel determinato lavoro i minimi sono 800 euro, i minimi tariffari devono essere 800 euro, poi chi non li rispetta, insomma, saranno cavoli suoi. Solo questo volevo capire, perché io mi arrovello ma non riesco a darmene una ragione, a capire perché la legge ha abolito i minimi e poi ci sono gli accertamenti per applicare i massimi che decide l'agenzia. Allora l'agenzia o chi per esso divulgasse, insomma, che ne so, dei minimi, insomma, delle cose, dice questi sono i minimi, se non li applicate, insomma, si fa il ballo dell'oro. A favore del contribuente, la cassazione, lo dice, lo studio di settore può essere anche strumento a favore del contribuente. Posso rispondere? In effetti a me è capitato di affrontare un accertamento di questo tipo e veniva contestata l'omessa fatturazione per alcuni accatastamenti e la sottofatturazione per altri accatastamenti. Poi, andando ad analizzare quali erano le pratiche per le quali c'era l'omessa fatturazione, si scopriva che era la mamma del geometra, il cugino prossimo, l'amico intimo, eccetera, eccetera, e poi c'è il problema della sottofatturazione. Allora, primo aspetto, l'omessa fatturazione. Ma in effetti il professionista è obbligato a farsi pagare? No, assolutamente no. E tra l'altro la giurisprudenza della Cassazione è intervenuta su questo argomento, mi sembra, nel 2006, appunto affermando che ci possono essere ragioni di opportunità, di convenienza, anche per avere un indotto addirittura, perché il cliente può portare clienti, può essere legittimo la pratica di non ricevere il pagamento e quindi anche fare una fatturazione. Ovviamente poi il problema della prova nel processo tributario, dovete addirittura portare la questione della mamma, era facile, producendo lo stato di famiglia, ma anche uno stato di famiglia incrociato per dimostrare la parentela con il cugino, che rendere poi verosimile in effetti il mancato pagamento. Il problema della sottofatturazione invece è un problema diverso, obiettivamente lì è, come diceva allora Altrimonti, un puro arbitrio, non è neanche un indizio, è un puro arbitrio da parte dell'Agenzia delle Entrate fissare in 800 piuttosto che 700 piuttosto che 1000 quell'accatastamento.
E a questo punto c'è una divisione secondo me tra i giudici legittimisti o meno, perché il problema è che un accertamento del genere viola l'articolo 42 del decreto sull'accertamento, cioè non ha proprio una motivazione afferente, è sganciata da qualunque dato fattuale di riferimento. Però questo per alcuni non basta, e quindi è un problema poi di scendere nel merito e quindi difendersi anche nel merito. Come? Io nel mio caso lo feci con dichiarazioni indizianti, facendomi fare rilasciare le dichiarazioni da chi aveva ricevuto fattura, che il compenso era esattamente quello. C'erano in quel caso anche problemi di identificazione poi delle pratiche, perché venivano triplicate non riconoscendosi bene quali erano gli accatastamenti. Però in effetti questo accertamento è stato annullato, ma mi sembra che sia stato annullato nel merito e non per difetto di motivazione. Un consiglio per la mia piccolissima esperienza: quando si trova in questi casi, secondo me è bene fare fronte comune, cioè perché non riguarda il singolo geometra ma l'intera categoria, a questo punto è necessario secondo me concordare una linea guida da poi tenere anche in giudizio, per evitare che poi quello che può essere la risoluzione della controversia del singolo, che si può anche risolvere in adesione o in fase conciliativa, in fase di reclamo, a secondo di quello che sia, possa essere da pregiudizio per altri, perché mi è capitato non con i geometri ma con altre categorie di leggere addirittura nell'accertamento: poiché poi tizio, Gaio e Sempronio, o meglio altre ditte di cui non voglio indicare i dati, dice l'Agenzia delle Entrate per non violare la privacy, hanno aderito a X euro, allora ritengo di poter fare anche a te l'accertamento per X euro. E allora, proprio per evitare questa pratica che ha coinvolto altre categorie che non hanno saputo affrontare insieme il problema, il suggerimento è: se stanno arrivando alla spicciolata di nuovo questo tipo di accertamenti che sono stati già fatti 2 o 3 anni fa, è trovare un fronte comune, stabilire un'intesa, e anche per chi magari ha poche pratiche potrebbe essere indolore far fronte con una lesione alla chiusura dell'accertamento, è preferibile non farlo proprio per non pregiudicare, insomma. Io volevo aggiungere una cosa: in relazione agli accertamenti dei professionisti, l'agenzia viola un principio, che è quello della competenza fiscale. Allora, quando si parla di accertamenti fiscali ai professionisti, per noi vale il principio di tassazione della cassa, cioè noi veniamo tassati quando materialmente incassiamo i soldi e abbiamo l'obbligo di emettere la fattura quando veniamo incassati. L'Agenzia delle Entrate mette questi atti di accertamento sul presupposto che quando voi avete presentato gli accatastamenti, in quel momento il cliente vi ha pagato. Purtroppo sappiamo bene, come liberi professionisti, che la coincidenza non c'è mai, tutti noi dobbiamo rincorrere per essere pagati, per cui il momento della cassa è il momento nel quale viene poi sorge effettivamente l'obbligo fiscale. E su questa impostazione di difesa in realtà gli accertamenti cadono, perché se io riesco a dimostrare che il cliente mi aveva pagato prima dell'accatastamento, posso anche per esempio trovare la preclusione dell'accertamento in quell'anno d'imposta: mi ha pagato prima che presentavo la pratica oppure mi ha pagato un anno dopo. Cioè l'amministrazione finanziaria non può limitarsi a dire tu hai eseguito la prestazione in quest'anno, ma dovrebbe dimostrare anche in quale momento temporale io ho effettivamente percepito il mio compenso, proprio perché per i professionisti vige il principio della cassa, che si distingue da quello della competenza, che si applica per il reddito di impresa. Esegue una prestazione, in quel momento sorge l'obbligo impositivo, per i professionisti no, quindi dovrebbero sapere quando ci hanno pagato. A questo punto però va inserito un'altra considerazione, che quello già accennava l'avvocato Russo, la prova. L'ufficio afferma una certa cosa, di contro non ci può essere un'altra affermazione. L'avvocato Tremonti ha parlato di attore sostanziale, dovrebbe essere l'ufficio approvato, ma siccome è un fatto che ci interessa in modo particolare, proviamolo se abbiamo elementi per provarlo, gli elementi ce li possiamo anche costruire. la cassa, il cliente
se, sicuramente sarà disponibile a sottoscrivere un atto per dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui dici: io ho pagato a gioco con Pio Raffuso 1000 euro per l'accatastamento in da X e Y e quella da mi ha fatto la fatto. Questa dichiarazione sostitutiva purtroppo nel giudizio tributario non possiamo chiamare a testimone nessuno, solo valgono semplicemente queste dichiarazioni. Ma è una cosa recentissima, però, insomma, è una cosa recentissima. Però la dichiarazione sostitutiva la mette l'allegato al ricorso e il relatore comunque ben lo ha, quantomeno la scioglierà e sarà il momento di prova a favore. Comunque io credo che per come siamo messi in Italia, quando ci candidiamo, diciamo, ad intraprendere il lavoro professionale, dovremmo prima passare un bel po' di anni a studiare come dover affrontare queste cose e poi magari facciamo vecchi e noi non siamo allora grazie al collegio che ha indetto questo convegno si ripropone di dirne ancora altro. Su questo senz'altro, però quando c'è la legge, insomma, che ti dice cosa fare e poi sei costretto, sei vessato perché hai rispettato la legge, io non capisco il contribuente che deve fare. Cioè tante volte se c'è chi andare a pagare. Presidente, il problema dell'Italia è siamo liberi professionisti, siamo quelli che evadono è diventato un problema, certo, sì. Lavorare da libero professionista è quello che ruba. Il problema è il giudizio. Siamo gli evasori. Credo che qua sia subentrato veramente una questione di politica fiscale e finanziaria, nel senso che hanno spremuto fino ad oggi, fino all'osso, i lavoratori dipendenti, gli unici soggetti che possono, che pensano di poter spremere ancora sono i lavoratori autonomi, che per quanto riguarda le società organizzate di capitale e quant'altro, loro sanno bene che sono i più grandi evasori. Sanno come fare, sono assistiti bene da grossi commercialisti, per cui poi alla fine fanno un buco nell'acqua perché si ritrovano di fronte a società di capitali che non hanno neppure un centesimo da poter andare a prelevare. Siccome pensano che i lavoratori autonomi fino ad oggi non solo hanno col loro lavoro, che dico di quasi 24 ore al giorno, no? Hanno lavorato e forse hanno accumulato qualcosa, giustamente hanno accumulato qualcosa, pensano che oggi sono i lavoratori autonomi che possono pagare. Perciò gli accertamenti basati tutti su presunzioni, per questo motivo, perché se vi vengono a fare, a me e a voi, un accertamento sulle possibilità effettive, sia per quanto riguarda l'attività lavorativa, sia per quanto riguarda i beni in proprietà o utilizzati, vedono che si rendono conto che effettivamente non c'è niente da evadere, non ci sono evasioni. Allora, sulla presunzione è semplice: se io stabilisco che l'avvocato deve dichiarare 60.000 euro all'anno perché tiene una macchina di 10 anni di 2013 cilindrata e io dico che nei 10 anni non vale manca una lira, e allora mi rispondono a maggior ragione. Le spese di manutenzione sono superiori a quelle che della macchina nuova. Allora, siccome non spendi di più per la manutenzione, significa che hai la necessità di un reddito superiore per mantenere la macchina vecchia. Cioè, questi sono elementi che loro si sono precostituiti per fare certo. Lo Stato, non mi riferisco all'agenzia delle entrate, perché poi lo strumento glielo mette in mano lo Stato. Questo che cosa significa? Che alla fin fine, io quando ho iniziato a fare l'avvocato, ricollegandomi un po' al tuo discorso, mai avrei pensato di dover a che fare con le leggi tributarie. Cominciai a fare l'avvocato e laurista, però poi al primo impatto, cioè la prima parcella che ho incassato, mi sono cominciato a porre il problema, che era quello di legarsi da un commercialista il quale mi doveva seguire tutte queste cose. Poi alla fin fine mi rendevo conto che il commercialista, o meglio il ragioniere, non era sufficiente
per cui ho dovuto approfondire la materia per un motivo o per un altro subentrato successivamente, non come un avvocato russo che lo fa per professione tributarista. Voglio dire, alla fin fine, purtroppo, è sempre questione di politica economica e finanziaria. Su questo oggi loro, ne saranno inserite anche altre presunzioni, quando vedono che una presunzione non funziona come quella sullo studio di settore, ne inseriranno altre, cioè troveranno lo strumento per poter fare sempre accertamenti a tavolino. E allora dice, noi che dobbiamo fare? Dovete oggi preorganizzare la vostra attività professionale ed economica in maniera tale che se dovesse arrivare un accertamento, dici io provo le prove perché posso contrastare quello che mi dicono, oramai non c'è niente da fare. Allora, rispetto alla cosa sugli accertamenti che hanno fatto, che faranno sulle pratiche di accatastamento, nelle commissioni tributarie, questo già ne abbiamo valutate alcune, nelle commissioni tributarie ci sono alcuni giudici che ritengono che sia applicabile il principio di cassa, e siccome il principio di cassa prevede che io devo aver incassato i soldi, dovrebbe essere spostato l'onere della prova sull'amministrazione che dovrebbe fornirmi la prova delle somme che ho incassato. E siccome fornire la prova su un eventuale incasso in contanti è pressoché impossibile, hanno spostato l'onere della prova sul contribuente. Dice, noi come facciamo a dimostrare che non abbiamo incassato che una prova negativa? Volete sapere come hanno fatto gli avvocati? Come faccio io? Perché anche io sono soggetto ad accertamento. Io nel momento in cui si chiude un processo con una sentenza faccio immediatamente la lettera di pagamento, dopodiché se necessario faccio l'esecuzione negativa, se mi viene a fare il cliente mi paga, se non faccio l'esecuzione tramite l'ufficiale giudiziario in forma negativa, che l'ufficiale giudiziario mi attesta che io non ho incassato un euro per quella parte. E poi la fate seguire dalla seconda, invitandola a pagare quella somma di quella parte. No. A me è stato sempre capitato che ho fatto la fattura per essere pagata. Era sbagliata. Era molto anziana, quindi quasi per sollecitare. Nel frattempo è morta. I figli che sono in Germania non mi hanno più pagato. Cioè, mi sono messo in giro a me. Basta fare il tuo forma alle cose. La fattura, voi avete l'obbligo di mettere la fattura, sì, quando c'è il pagamento. Quando non c'è il pagamento, non basta il fatto. Una prova che potremmo sicuramente esibire. Noi non lavoriamo più, però basta dirglielo, no? Voi lo chiamate nello studio. Allora io sono arrivato a raggiungere, però se chiamano quando ho letto la roba di sono arrivato a pensare di trovarmi tra le cudine e il martello. Da una parte il rappresentante dell'agenzia delle entrate, dalla parte due tributaristi, e io in mezzo che pigliavo manzate, è stato più facile perché però dico col cliente, siccome ci sono rapporti di fiducia, no? Basta spiegarlo al cliente, dice guarda, si chiama lo studio, io ti devo fare la lettera perché a me se viene l'agenzia delle entrate qua e mi dice perché non hai incassato, io dico non ho incassato e ti dimostro pure che mi sono attivato per riscuotere queste somme che non mi sono state pagate. Una volta che si è, diciamo, comunicata questa cosa al cliente, non credo che poi il cliente si rizzela perché voi gli avete fatto la semplice lettera. Ma voi, vabbè, lo so, però purtroppo dipende dal rapporto che uno ha con i clienti. Molti clienti, quando io glielo ho spiegato, sapete che mi hanno detto, allora non vuole un sistema per non pagare. Siccome io vi favorisco. Un grazie innanzitutto a voi e agli intervenuti. L'avvocato Russo, l'avvocato Russo.